Grazie e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Allora, oggi sono qui per mostrarvi come applico i water decal e i foil. Visto che me l'avete chiesto appunto soprattutto per i foil, vi faccio vedere questo, già che ci sono, vi faccio vedere anche come applico i water decal. Quindi, mi sono preparata già due tip. Su una ho steso un bianco classico, sull'altra invece ho steso pastel blu, questo qui di Neonail, perché appunto la nail art che andremo a fare sarà tutta sui toni dell'azzurro. Allora, partiamo dall'applicazione del foil. Su questa tip ho steso il colore. Allora, potete applicare il foil in due modi: o sfruttando la dispersione del colore, oppure potete utilizzare ad esempio il binder, ovvero il primer non acido. Secondo me, però, il metodo più veloce è quello di sfruttare appunto la dispersione del colore, quindi voi stendete il colore e poi, adesso non so se vedete, non lo sgrassate, cioè qui c'è ancora la dispersione e il foil andrà ad aderire sulla parte appiccicosa della dispersione del colore. Una cosa a cui dovete stare attenti: il foil ha un verso, cioè si trasferisce solo da un lato. Se vedete, adesso questo è argentato e non si nota tanto, però se io prendo un altro colore, tipo questo è dorato, vedete che da un lato è dorato e dall'altro è opaco argento. Voi dovete applicarlo così, cioè la parte argentata, questa qui, è quella che deve appoggiare sulla dispersione in modo che vi trasferisca l'oro. Ok, in questo caso forse ho sbagliato io a scegliere questo foil per farvi l'esempio. Comunque, in questo caso questa è la parte più lucida, per cui penso che questo sarà il lato da trasferire. Comunque adesso facciamo una prova. Ne taglio un pezzettino in base a quanto me ne servirà. E poi devo guardare appunto qual è il lato più opaco, diciamo, che si trasferisce e andare ad applicare quello sulla tip. Allora, schiaccio e stacco come se facessi la ceretta, vedete? Ha già funzionato. Quindi questo è il lato che io utilizzo per trasferire. Faccio la stessa cosa, così schiaccio, ripeto, direttamente sulla dispersione. Tolgo questo per ottenere l'effetto, questo qui diciamo a macchie non preciso. Fate aderire un pochino e tac, togliete. Ecco qui, e poi semplicemente o andate a decorarlo sopra ulteriormente oppure sigillate. Quindi è molto semplice. L'unica cosa che appunto a cui stare attenti è il verso, quindi appoggiate sulla tip sempre questo lato qua, non quello colorato, quello grigio. Deve appoggiare questo lato così e strappate. Ok, andiamo adesso ad applicare water decal. Allora, preparate, anche qui mi sono preparata appunto la mia tip con la base, in questo caso bianca, perché voglio far risaltare bene i colori del mio water decal, e anche qui ho lasciato la dispersione, quindi stendete il colore e vi fermate. Adesso andiamo a lavorare sui water decal. Io ho scelto appunto questo con questi fiorellini azzurri e sono andata a ritagliare quello che mi serviva in base alla grandezza. Vedete, ci sono di grandezze diverse in base alla grandezza della mia unghia. Allora, munitevi di pinze perché sono comode in questo caso. I water decal bisogna stare attenti perché hanno sopra, vedete, questa pellicolina che va tolta, altrimenti non si bagna bene d'acqua e il disegno non si trasferisce. Quindi, prima cosa, vado a togliere questa pellicolina. Ok, prendo il mio disegno con le pinzettine, prendo una ciotolina con un pochino d'acqua, non fate caso che ci sono dentro dei glitter perché è una ciotolina che uso sempre a fare queste cose. Ok, e la immergo in acqua per 5-10 secondi, non di più, pochino, basta pochissimo. Ok, fuori dall'acqua posso tamponarla appena, giusto, ecco, da togliere l'eccesso d'acqua e vedete che mi si stava già staccando il disegno. Quindi
Se adesso io vado a fare così, vedete? Ecco, spingo appena e il disegno mi si stacca dalla base bianca, per cui io vado a prendere la mia tip e ci faccio aderire su il disegno. Ok, posso aiutarmi con uno di questi in silicone per far aderire meglio il disegno alla tip, oppure ci andate anche solo delicatamente con le dita e cercate di eliminare tutte le grinze che si formano, tipo queste qua. Lo fate aderire bene a tutta la tip. Ecco qui, la parte in più, questa qui che straborda, potete andare con una lima a rifilarlo in modo da farla venire via. Ok, e a questo punto andate a sigillare. Io ad esempio adesso non sigillo perché qui voglio creare una piccola decorazione per camuffare la riga di dove finisce il water decal, però poi a questo punto potete andare a sigillare, mi raccomando sigillate bene le punte, altrimenti il water decal rischia di staccarsi magari in punta, quindi sigillate bene l'unghia. Ok ragazzi, ecco qui il risultato finale. Questa è la tip che abbiamo fatto con il foil e questa invece è la tip con il water decal. Sono andata a fare poi anche queste due per appunto abbinare il tutto e questa è una piccola nail art che ho realizzato. Un'altra cosa molto simile che ho fatto sempre con utilizzando i water decal è questa qui. Una versione più sul giallino e il verde, molto carina secondo me. Ok, e ho usato, vedete, la stessa tecnica per applicare il water decal, visto che era più corto, ho utilizzato una striscetta per camuffare, diciamo, la fine del water decal e idem qui invece in questo caso ho fatto semplicemente dei pallini con lo stesso colore che ho utilizzato qui. Ed ecco qui, queste sono appunto alcune idee. Come vedete, il foil invece è molto semplice da applicare. L'unico consiglio che vi do è state attente appunto al verso e se magari il vostro colore non ha tanta dispersione o se prima avete opacizzato, eccetera, passate un pochino di binder, di primer non acido, che è appunto appiccicoso e quindi fa la stessa funzione della dispersione del colore, quindi vi permetterà di appiccicare appunto il vostro foil. Ecco qui. Niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se è così, lasciate un like, fatemi sapere quale delle due nail art vi piace di più. Seguitemi su Instagram, mi trovate come Unghie di Lisa. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!